festeggiare qualcosa che è di importanza non indifferente per la città di Firenze, che è il 150° anniversario della Firenze Capitale. E devo dire che ci ha onorato tantissimo il direttore scientifico di questo museo, Andrea Leccarria, permettendoci di fare questa mostra diciamo che ha insomma un ampio respiro, perché ci sono artisti di ogni levatura, di ogni appartenente a tante correnti pittoriche, ognuno ha delle proprie particolarità e la stragrande maggioranza di loro hanno sono stati di grande sensibilità e hanno un alto livello oltre che artistico-culturale. Diciamo che noi siamo un po' la continuazione, tra virgolette, perché insomma non sarebbe nemmeno, però siamo un po' la continuazione dei macchiaioli, di quelli che hanno frequentato nell'860 questo caffè negli anni dal 60 in poi, questo caffè che è stato diciamo il fulcro, il punto focale di questi artisti, dello sviluppo artistico della macchia, e artisti che erano non solo impegnati proprio da un punto di vista pittorico, ma anche da un punto di vista politico. Loro sono stati diciamo i fautori qui a Firenze dello sviluppo di quella che è stata poi l'Unità d'Italia e Firenze Capitale. Siamo un po' i continuatori, perché il mio maestro ha avuto come maestro Giovanni Marche, il mio maestro grande Valerio Pirzio ha avuto come maestro Giovanni Marche, che era un post-macchiaiolo e il quale ebbe come maestro Giovanni Fattori e tanti, faceva parte un po' delle ultime frange dei macchiaioli. Per cui diciamo è come se un po' ci avessero passato la staffetta. Grazie infinite di nuovo a Andrea Leccarria, grazie infinite al proprietario dell'immobile, alla famiglia che ha prestato queste macchine al museo. E grazie tantissime a tutti i pittori, tutti gli artisti che hanno partecipato a questa mostra, che hanno fatto di questa mostra una cosa molto bella, direi. E grazie a tutti gli intervenuti che diciamo sono qui presenti, e sono tanti. Grazie mille a tutti. Passo la parola.